È sicuramente un'iniziativa importante perché finalmente a Maratea credo sia la prima volta che sia successo 60 commercianti del centro storico si sono organizzati, si sono riuniti e hanno organizzato qualcosa di importante. Si vede dai numeri, dai biglietti che sono quasi terminati, da tutta la gente che è venuta in centro, saranno credo 2000. Buona la prima per la manifestazione organizzata a Maratea il 19 luglio da 60 commercianti che si sono uniti per organizzare un evento culturale finalizzato a valorizzare il centro storico della Perla del Tirreno. Notte di gusto, così denominato l'evento che sin dalle prime ore della serata ha fatto registrare un corposo numero di turisti che ha affollato il centro storico degustando piatti tipici e ascoltando buona musica. Molto faticosa è stata l'organizzazione, però vedere Maratea inondata di un flusso di gente così numerosa a luglio ci ripaga degli sforzi profusi soprattutto nelle ultime settimane. Perché non è facile organizzare una manifestazione del genere che coinvolge tutto il borgo del centro storico, tutte le attività del centro storico e essendo poi il numero zero non avevamo neanche la possibilità di pensare a un numero di persone che avrebbero gli avventori della serata e quindi è stato tutto un po' una lotteria. La seria collaborazione tra commercianti, Proloco, Protezione Civile e dall'attenta amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Cipolla ha garantito la buona riuscita di un evento che fa da volano a numerose manifestazioni, realizzate anche con poche risorse, ma che hanno come comune denominatore l'amore per la propria terra e la valorizzazione di prodotti tipici della Basilicata. Gli operatori si sono sforzati anche in questo, nel cercare di mettere in luce quello che Maratea ha raggiunto in questi giorni, e cioè il riconoscimento di alcuni prodotti tipici. Io credo che questi prodotti, queste manifestazioni siano utili a rilanciare tutto il brand turistico della Basilicata, perché comunque io credo che a parte i servizi che potranno trovare le persone questa sera nelle file per prendere un piatto, perché appunto non ipotizzavamo un numero così esagerato di persone. Alle prime riunioni ci aspettavamo numeri assolutamente diversi, quindi questa sera sì, siamo molto soddisfatti, una grande presenza di pubblico e grande entusiasmo. Ad un prezzo di 13 euro i turisti hanno assaporato diverse pietanze dal primo al dolce, il tutto bagnato con un ottimo vino lucano, per concludere poi la degustazione con un liquore tutto made in Maratea. Assolutamente sì, questa sera abbiamo il Critbum, il liquore del mare, che è un amaro, un liquore prodotto in esclusiva da Giampaolo Liberatore e Biagio Schettino, che sono due giovani imprenditori di Maratea. È un prodotto mai creato prima, non esiste al mondo un liquore creato sulla base del Critmum, che è il critino in dialetto marateota, è una pianta mediterranea che cresce sulle coste di Maratea in particolare, ma anche del Salento, sulle coste adriatiche, del Tirreno, anche in Sardegna. Si presenta all'olfatto in maniera fortemente identificativa della costa di Maratea. L'olfatto ti consente di percepire proprio la brezza marina. In particolare quando odoriamo una sostanza come questa, dall'essenza in sé, il naso funge soltanto da veicolo, è l'ipotalamo che poi nel cervello dà un senso, dà un significato all'essenza che abbiamo adorato. Nelle prossime settimane numerose le manifestazioni che riconfermeranno Maratea come crocevia culturale del sud della Basilicata, alcune delle quali porteranno alla città una visibilità sul territorio nazionale con il Festival del Cinema 2016.